Povaska Bystrica è una cittadina della Slovacchia dove da tantissimi anni si disputano splendide gare di enduro. Per il 2005 sarà la sede della Sei Giorni, che vede al via 390 piloti da 28 nazioni. La presentazione iniziale dimostra quanto l'enduro sia diffuso in tutto il mondo. Alla Finlandia, detentrice dei titoli 2004 in terra polacca, spetta la riconsegna ufficiale del trofeo mondiale junior, da tutti chiamato ancora vaso d'argento. Prichádza ako prvý tým z Argentíny. Vestanka, vlajky, líčiť. È la quarta volta che la Sei Giorni si disputa a Povaska Bystrica, dopo il 1977, 82 e 91. Ma è la prima volta che la nazione ospitante è la Slovacchia, dopo la scissione dalla Cecoslovacchia nel 1993. Dalla caduta del muro di Berlino molte cose sono cambiate nei paesi dell'Europa orientale, anche se sono ancora presenti i ricordi degli anni oscuri della Cortina di Ferro. L'organizzazione è a cura della società Pobis, supportata con esperienza e passione dai vari motoclub locali. Paesaggi meravigliosi e percorsi di notevole levatura tecnica rendono particolari i Monti Tatra, la culla dell'enduro in Europa centro-orientale. La Sei Giorni di Kielce del 2004 sarà ricordata a lungo più per il disastro organizzativo che per i risultati tecnici. Sarà importante rendere spettacolare questa gara per dimenticare la passata edizione. La tensione si manifestò anche nei risultati, oltre naturalmente alla tragedia della morte del pilota tedesco Enderlein. La prova finale di cross si trasformò in putiferio, fino alla rissa, che costò la squalifica alla squadra spagnola vincitrice in gara del trofeo junior. Se la gara non è stata globalmente valida, nessuno ha comunque contestato minimamente la netta vittoria della Finlandia nel trofeo mondiale. Gli scandinavi dominano da 3 anni il mondo dell'enduro e sono la squadra favorita anche per questa stagione. Dopo qualche giorno a fare modifiche e regolazioni sulle moto, arriva finalmente l'ora della partenza. Il percorso è ben studiato, molto impegnativo ma non impossibile, agevolando così i semplici appassionati che vi partecipano e sono ben lontani dal livello professionistico degli altri piloti. 2 giri da 115 km con 3 prove speciali, 2 fettucciati e una linea. In pratica la ripetizione della bella gara del Mondiale 2004. Le condizioni climatiche sono abbastanza buone. Un po' di pioggia al mattino rende il fondo scivoloso, ma niente di particolarmente difficile per chi ha un po' di esperienza. La sfida per il trofeo mondiale vede subito 4 squadre in lotta: Finlandia, Francia, Italia e Svezia. Per il 5° posto si scontrano Gran Bretagna e Australia, entrambe con un pilota del massimo livello, Knight e Merriman, ma un livello generale poco omogeneo. La Svezia si trova subito attardata. Nonostante l'impegno di Björn Karlsson e Rickard Larsson, è già a 3 minuti e 40 dai primi. Si fa sentire pesantemente l'assenza di Anders Eriksson, carismatico trascinatore della squadra. Purtroppo si è gravemente infortunato subito prima della gara mondiale in Finlandia. Björn Karlsson dice che tutta la squadra è andata a trovare il suo capitano, che gli ha fatto gli auguri per una buona gara.
Fare una sei giorni senza Anders è strano. Normalmente c'è sempre lui a spronarli, consigliarli o incoraggiarli con la sua esperienza. Tutti sperano che si rimetta in forma presto e di rivederlo in gara per l'anno prossimo. Se la Svezia non se la passa bene, anche i grandi favoriti finlandesi sorprendono per il terzo posto e il ritardo di 2 minuti e 29. Non si capisce bene la scelta di far correre Aula in 125. Nella classe Enduro 2, Aro parte a rilento, prendendo 40 secondi da Merriman. Poi Amo ne paga 56 e Mattila 1 minuto e 13. Nella Enduro 1, Aula ha un distacco di 49 secondi e Silvan di 1 minuto e 22. Nella Enduro 3, Tarkala è dietro a Knight di poco meno di 30 secondi. Parte molto bene invece la squadra italiana, con il secondo posto dietro alla Francia e un ritardo globale di 44 secondi. Nella Enduro 1, Simone Albergoni paga 9 secondi, Alex Belometti 12. Nella Enduro 3, Alex Zanni è attardato di 37 secondi, Alessio Paoli di 42. Nella Enduro 2, infine, i 42 secondi di Alessandro Botturi permettono di scartare i 3 minuti accusati da Giuliano Falgari. Dopo la prima giornata è quindi la squadra francese al comando. Nella Enduro 1 vince Marc Germain davanti al sorprendente Raphaël André, distanziato di 8 secondi, con Damien Michel a 22 secondi. Nella Enduro 2 Emmanuel Albepar accusa un ritardo di 39 secondi. Viene scartato il minuto e 45 di Jordan Courval. L'unico pilota della Enduro 3 è Sébastien Guillaume, distanziato di 29 secondi da Knight. Germain e André si dichiarano soddisfatti del risultato. Al primo giorno i terreni sono ancora lisci e privi di canali. La situazione si farà più complicata nei giorni seguenti. Il primo posto odierno è importante e intendono continuare così. Germain è soddisfatto della vittoria di classe, ma per vincere alla fine andranno visti i risultati dopo 4 o 5 giorni. Sono venuti per vincere e intendono farlo. Per il trofeo junior contano i migliori 3 risultati dei 4 di ciascuna squadra. Le nazioni in lizza sono le stesse. L'Italia si porta subito al comando grazie a Maurizio Micheluz, Manuel Pievani, Andrea Becconi e Paolo Bernardi. I giovani caschi rossi hanno un vantaggio di 14 secondi sui francesi, che schierano Julien Gauthier, Marc Bourgois, Julien Dubac e Sébastien Denis. La Finlandia è terza a oltre un minuto e la Svezia quarta con quasi 2 minuti e mezzo di ritardo. Al termine della prima giornata inizia lo spettacolare rituale delle assistenze, con i primi interventi sulle moto che devono resistere egregiamente ad altre 5 giornate di gara. Lulu Rouchelou, caposquadra della formazione francese, spiega che ci sono 15 minuti prima di riporre le moto al parco chiuso. Vanno usati accuratamente per fare tutti i lavori necessari: cambiare le gomme, le pastiglie dei freni, i filtri dell'aria e altri eventuali interventi di emergenza. Nel caso in cui non bastasse, si può ancora fare qualcosa la mattina, subito prima della partenza, ma i piloti devono portarsi dietro tutto il necessario. Seconda giornata di gara, il percorso è lo stesso, ma i tempi di percorrenza si accorciano con l'adozione della tabella A, che costringe i piloti a non perdere tempo. Il terreno si asciuga favorendo i piloti mediterranei, i nostri caschi rossi in particolare, visto che gli spagnoli sono squalificati. (Sussurra)
Dopo due giorni ci sono nazioni che accusano già ritardi imponenti, come il Venezuela, che ha più di mezz'ora di distacco. Non vanno molto meglio i canadesi, che l'anno prossimo ospiteranno una tappa del mondiale. Nonostante dispongano di un talento come Kurt Caselli, gli Stati Uniti, poco sopra il Canada, duellano per il decimo posto con l'Olanda, squadra che può contare su due campioni del motocross, Eric Eggens e Pedro Tragter, campione mondiale 125 nel 93 e che nella giornata odierna termina sesto nella Enduro 1. Duello per il quinto posto tra Australia e Gran Bretagna. Gli australiani, capeggiati da Merriman, stanno prevalendo, con Stefan che vince da dominatore un'altra giornata. Ma gli inglesi possono contare su Knight, anche lui dominatore nella Enduro 3, e su Paul Edmondson, in grado di fare la differenza in caso di pioggia. Nonostante l'impegno di Rickard Larsson e Björn Karlsson, la Svezia continua a perdere terreno rimanendo quarta dietro la Finlandia. I finlandesi continuano a stupire negativamente. Il migliore è Pojamo, secondo nella E2 con 19 secondi di ritardo da Merriman. Ma Aro continua a non ingranare e accusa oltre mezzo minuto. Troppo per un campione del suo livello. Tutti gli altri sono messi peggio, con ritardi che vanno dai 52 secondi di Aula al minuto e mezzo di Silvan, entrambi nella E1. Da due pluricampioni mondiali ci si aspetta molto di più. Pojamo afferma che non se la sentiva di venire a questa gara, perché ha ancora le placche metalliche nella mano e desidera farsele togliere appena possibile. Non c'erano abbastanza piloti competitivi, però, e la federazione l'ha quasi obbligato ad essere presente. La Francia stava già cantando vittoria, ma era decisamente troppo presto ed è stata bruscamente richiamata alla realtà dall'infortunio di Raphaël André, che si è lussato una spalla e deve abbandonare. D'ora in avanti la squadra transalpina non potrà scartare alcun risultato. Anche gli altri galletti non vanno fortissimo. Il migliore è Germain, terzo nella Enduro 1 con 22 secondi di ritardo. L'Italia passa al comando con 1 minuto e 13 di margine. Spicca la splendida vittoria di Albergoni con Belometti, secondo a 14 secondi nella Enduro 1. Ottimo anche Botturi, terzo in E2 a 24 secondi da Merriman, nonostante abbia perso il pedale del freno in una speciale e sia caduto in un'altra. Dovremmo essere primi anche come squadra, quindi questo è positivo, anche perché fondamentale è la prestazione della squadra più che quella individuale, quindi dobbiamo solo stare tranquilli e continuare a guidare così e penso che arriverà il risultato. Dopo due giorni Simone Albergoni è anche al comando della classe Enduro 1 con un vantaggio di 12 secondi su Marc Germain, che sta dando il massimo per rimanere in contatto. Nella Enduro 2 domina Stefan Merriman e secondo, a 1 minuto e 6 secondi di ritardo, c'è il grande Alessandro Botturi. Un dominatore anche nella Enduro 3. David Knight, con un margine di 1 minuto e 13 sul finlandese Marko Tarkala. Se i piloti italiani del trofeo mondiale sono bravissimi, non sono da meno i ragazzi dello Junior, che trascinati da un fantastico Maurizio Micheluz, quinto a 44 secondi da Albergoni nella Enduro 1, incrementano ulteriormente il loro vantaggio nei confronti della Francia. Thank you.
pas mal parce qu'aujourd'hui il est plus difficile que hier. Il a beaucoup de trous et, pff, et j'adore ce que aïe aïe aïe. Però bene. Ci sono anche le squadre di club a regalare storie appassionanti. Una in particolare è sicuramente sotto l'attenzione di tutti, quella del motoclub Lumezzane. Giovanni Sala, Super Mario Rinaldi e Stefano Passeri. Che bella quella, Lo ti puoi virare? Dai, che il motoclub Lumezzane, per cui ci ha detto sì, si può fare l'anno prossimo, ma anche quest'anno in Cecoslovacchia sarebbe bene fare un test per vedere appunto come ci comportiamo a livello di club. Niente, abbiamo deciso di farlo sperando l'anno prossimo di andare in Nuova Zelanda. Praticamente l'obiettivo è andare in Nuova Zelanda, qui è un rodaggio. Stefano lo conosco da molti anni perché abitiamo molto vicino di casa, per cui ancora da junior ci siamo conosciuti, e con Joe praticamente abbiamo cominciato assieme l'attività professionistica in KTM. Da lì è nata un'amicizia che qualcuno considera fratellanza. Credo che l'enduro sia un qualcosa che stimoli in parte questa amicizia, perché tu corri da solo contro il tempo, sai quanta fatica stai facendo e vedi anche gli altri che sono come te, che fanno fatica, tribulano per riuscire ad andare in moto, per portare alla fine la gara con la motocicletta, che è fatica proprio fisica oltre che mentale, psicologica, e quindi questa cosa qua penso che ci avvicini e ci faccia comprendere quanto siamo tutti appassionati di questo sport. Sicuramente gli voglio bene, sono due ragazzi stupendi e vabbè, amo Rinaldi e amo Passeri. Per Finocchio. Naturalmente i tre campioni stanno dominando la classifica per club, e anche Mondo Corse può essere orgogliosa dei suoi istruttori di enduro per eccellenza. Io mi immagino insieme ai ragazzi, a Mario e a Joe, mi immagino veramente in un bar a bere una birra e a fare festa tutti assieme. Per la terza giornata si cambia percorso, recuperando quello della gara mondiale 2001. La stanchezza inizia a farsi sentire e le moto non sono più in perfetto stato, ma rimangono ancora due terzi di gara prima di concludere. Da quando Repubblica Ceca e Slovacchia sono divise, si è creata una forte rivalità sportiva tra due nazioni dalla forte tradizione enduristica. I tifosi cechi non devono affrontare una lunga trasferta per tifare i propri beniamini, e così c'è un gran tifo anche per Roman Michalik, Bohumil Posledny e gli altri componenti della squadra ceca, impegnata a contendere il settimo posto ai beniamini di casa. In tre giorni le due squadre si sono scambiate le posizioni per ben tre volte, con distacchi facilmente recuperabili, come i 4 secondi che le dividono dopo tre giornate di gara. L'idolo di casa è Jaroslav Katrinak, pilota veloce che negli anni 90 ha ottenuto ottimi risultati nel mondiale. Corre con una KTM nella Enduro 2. Jaroslav ha avuto una brutta seconda giornata a causa di problemi meccanici. Il terzo giorno non è andato tanto meglio, finito con 5 minuti e 20 di ritardo da Merriman. Sono buoni piloti anche Jan Reor e Radek Matoska, entrambi in gara con Yamaha nella classe Enduro 2. Ma tanto Slovacchia che Repubblica Ceca stanno ancora aspettando un giovane in grado di rinnovare i fasti dei grandi campioni.
Straordinari piloti come Masita, Mrazek, Stodulka, Slok, Cespiva o Foytik, che dominavano l'enduro tra gli anni 60 e 70. Un'altra nazione dell'Europa orientale ha trovato il suo giovane campione attorno al quale costruire una buona squadra. Si tratta della Polonia di Bartosz Obłuki, sempre tra i migliori nella Enduro 1, e sta trascinando con sé anche il giovanissimo Michał Schuster. Per la Polonia però questa è una brutta giornata. Il doppio ritiro dei fratelli Swiderski, Marek e Pavel, annulla ogni speranza di buon piazzamento. Anche la lotta per la penultima posizione si accende. Tra Grecia e Venezuela si fa un po' a chi fa meno peggio ed entrambe le squadre hanno ormai due ritirati. Decisamente diversa la situazione in vetta alle classifiche, dove l'Italia incrementa di un altro mezzo minuto abbondante il suo margine sulla Francia. Alex Belometti, che in questa gara debutta con la 2.54 tempi dopo aver corso tutta la stagione con la 125, è secondo a 3 secondi dall'inviperito Germain e Albergoni non è tanto da meno, distanziato di 19 secondi. Botturi accusa 35 secondi da Merriman finendo quinto. Stesso distacco per Zanni, secondo nella Enduro 3 al solito Knight e da oggi anche secondo nella generale, con un solo secondo di margine su Guillaume. Sono contentissimo perché all'uscita delle speciali tutti mi facevano i complimenti e i tempi sono venuti alla grande e sono messo molto bene anche nell'assoluta. Un inizio di 6 giorni alla grande. I francesi continuano a sperare nella pioggia che però non scende, accumulando così distacco dall'Italia. Non si sa bene perché, ma i transalpini hanno proprio preso di punta i caschi rossi. Quasi fosse una colpa italiana se André si è lussato una spalla perché tirava come un pazzo e loro continuavano a prender paga. Abbé Par dice che il ritiro di André li ha caricati di ulteriore pressione e adesso non possono permettersi errori. Devono cercare di andare forte per recuperare, rimanendo però attenti e concentrati per non sbagliare. Una pessima giornata per la Finlandia. Marco Tarkala prende una gran botta e per un po' perde addirittura la memoria. I sanitari lo controllano e assieme alla squadra decidono per un prudenziale ritiro. La punta dei finnici diventa così Pojamo, proprio il pilota che non avrebbe dovuto partecipare. Discrete le gare di Aola e Aro, sempre molto deludente Silvan. Italia, Francia e Finlandia nell'ordine anche nel trofeo junior, con gli azzurrini sempre bravissimi nell'accumulare vantaggio sugli scalpitanti avversari. Altri 17 secondi, non certo tantissimi, portano però il totale a 1 minuto e 35 sui francesi, che devono recuperare e dopo questa giornata rimangono in 3 per il ritiro di Sébastien Denis. La Finlandia si prende altri 2 minuti dall'Italia e la Svezia 3. Le posizioni si stanno consolidando.
A fine giornata i partecipanti avranno superato i 1000 chilometri di gara. Arriva anche la pioggia, rendendo naturalmente tutto più viscido e complicato. Tra le nazioni che occupano posizioni di rincalzo c'è il Portogallo, nono, pur disponendo di piloti del livello di Elder Rodriguez e Paulo Gonçalves. Ma Carlos Santos, Pedro Enes, Fernando Ferreira e Paulo Felicia non garantiscono alla squadra un livello omogeneo. Non sta andando bene la squadra belga, dodicesima, nonostante disponga di piloti di buon livello generale, a partire da Thierry Clouts, ormai presenza fissa nel mondiale, ma anche Jean-François Goblet, che partecipa al campionato francese con buoni risultati. Anche qui però Raphaël Leclerc, Arnaud Dermaine, Bertrand Billot e Tom Frison non possono garantire risultati di buon livello. La Germania risente ancora della tragedia di Sven Enderlein alla scorsa 6 giorni. Senza il pilota punto di riferimento, i ragazzi tedeschi sono un po' allo sbando. Da questa sera rimangono anche in 4 e a poco valgono gli sforzi di Marcus Kerr, l'unico a ottenere risultati positivi con il 7° posto nella Enduro 3. A causa della pioggia, i tempi ai controlli orari diventano più tirati e questo rende la situazione ancora più complicata, soprattutto per i piloti di retroguardia ormai sfiniti dopo 4 giorni. Richard Larson spiega che il percorso è diventato parecchio scivoloso perché sulle montagne sta piovendo. Spera che la situazione rimanga costante, almeno nelle speciali. Larson preferisce sicuramente un terreno bagnato. La pioggia però arriva all'improvviso, stravolgendo la situazione delle speciali in maniera repentina. E questo può cambiare molto le carte in tavola. Il ritiro di Tarkala sembra avere spronato la compagine finlandese e soprattutto Samu Liaro, che finalmente ritorna a livelli consoni al suo ruolo di campione. È secondo a Merriman per 17 secondi, 5 meglio di Petri Pojamo, sicuramente il più costante e redditizio dei finnici. Nonostante la giornata positiva, i finlandesi prendono comunque altri 4 secondi di ritardo dagli italiani. Sebbene Marc Germain vinca ancora nella Enduro 1, la Francia inizia a doversi preoccupare più di chi li insegue, la Finlandia, che di chi ha davanti, l'Italia. Germain a parte, Damien Michel è l'unico che contiene i distacchi. 34 secondi da Germain, ma comunque ben dietro ad Albergoni e Belometti. La squadra italiana continua a dominare con una prestazione collettiva perfetta e una fantastica omogeneità dei risultati. Albergoni e Belometti garantiscono ritardi ridotti nella Enduro 1, 7 e 11 secondi da Germain, ma penalizzano di 27 e 23 secondi l'avversario diretto Michel.
Sì, stiamo facendo una bella 6 giorni, stiamo andando tutti forti, da Belometti, Albergoni, io, Zani e Paoli, e Giulio Falgari. Buono, speriamo che dopo il quarto giorno abbiamo un bel po' di vantaggio e domani e dopodomani di riuscire a portare a casa questo trofeo. La situazione nel trofeo junior è stabile, con l'Italia sempre prima che guadagna un altro minuto e 40 sulla Francia. Molto più indecisa la classifica della classe Enduro 1, con Marc Germain che mantiene il comando, ma è inseguito da Simone Albergoni a 13 secondi e Alex Belometti è terzo. Nella Enduro 2, Stefan Merriman ha quasi 2 minuti di vantaggio su Petri Pogliamo, mentre Alex Botturi e Samu Liaro si disputano il terzo posto. Nella Enduro 3 imperversa David Knight, il cui vantaggio nei confronti di Alex Zanni sfiora i 3 minuti. Terzo è Guillaume e quarto Alessio Paoli con le 2 tempi. Andiamo adesso alla scoperta di altri 2 team. Non sono tra i primi, ma presentano aspetti interessanti. Le 2 squadre dell'esercito svedese, una mista e una composta interamente da ragazze. Raccontano di avere deciso di partecipare soltanto 2 mesi prima della 6 giorni. Anzi, l'idea iniziale era di prepararsi per la 6 giorni del 2006 in Nuova Zelanda, ma la trasferta sarebbe stata troppo lunga e complessa, e quindi hanno deciso di anticipare i tempi. Jessica Johnson ha 21 anni e lavora in un negozio di moto. Vania Coleman ha 28 anni ed è professionista nell'esercito. Elena Fridrickson ha 26 anni, anche lei lavora nell'esercito e si è dovuta ritirare nel secondo giorno. Erika Roth ha più di 30 anni, è la più esperta e ha già partecipato alla 6 giorni. Erika racconta che suo fratello maggiore correva nell'enduro. Lei guidava moto da strada, ma era troppo noioso e così ha deciso di infilarsi nei boschi. Jessica dice che più o meno è lo stesso per lei. Suo padre gareggiava nell'enduro e così ha iniziato anche lei. Elena non andava in moto. È stato il suo ragazzo che le ha chiesto di provare e si è appassionata. Per Vania è stato il padre a spingerla. Erika dice che l'unica cosa facile per loro è ricevere aiuto. Quando rimangono bloccate, gli altri piloti le guardano e inizialmente non hanno intenzione di aiutarle. Ma essere donne in questi casi aiuta. Come già detto però, è l'unica cosa in cui non trovano difficoltà. Sicuramente queste 4 ragazze regalano una nota di colore al paddock della 6 giorni, ma dimostrano anche che con la volontà tutto è possibile. Al 5° giorno la pioggia, caduta per tutta la notte, cambia la situazione drasticamente. E il fango fa la sua prepotente comparsa, rendendo il penultimo giorno ancora più difficile per molti piloti, ormai allo stremo delle forze. Anche per i piloti nelle prime posizioni delle classifiche la situazione cambia decisamente. I 3 minuti di vantaggio della squadra italiana si sciolgono come neve al sole sotto gli attacchi dei finlandesi, ma è il momento di dimostrare la propria determinazione. Costretto al ritiro per infortunio.
si è stirato i legamenti inguinali e distorto un pollice. Le speranze di vittoria francesi naufragano definitivamente, anche perché contemporaneamente Germain ha problemi elettrici sulla sua moto e perde un'enormità di tempo per rimetterla in sesto. Anche gli italiani hanno le loro preoccupazioni. La moto di Albergoni ha avuto qualche problema e ha fatto temere un ritiro come l'anno passato. Ma Simone riesce a sistemare tutto e si ributta nella mischia per contrastare un Mika Aula scatenato, che vince la giornata nella Enduro 1, rifilando 1 minuto e 53 tanto a Belometti che ad Albergoni. Botturi e Paoli rimediano oltre 2 minuti, Zanni 3, Falgari addirittura 8 e 13, ma il suo risultato si può scartare. Mattila dice che anche loro hanno avuto qualche problema, come Aro e Poiamo, che sono scivolati perdendo parecchio tempo. Sicuramente senza problemi la situazione sarebbe più facile con la squadra italiana. Mattila esagera un po' la situazione. I finlandesi hanno davvero dato tutto e qualche scivolata ci può comunque stare in una giornata come questa, alla fine della quale l'Italia si ritrova con appena 53 secondi di vantaggio sulla Finlandia. Ma non sono solo gli italiani a soffrire. Nella classe Enduro 1, Oblucki vince e si porta al comando della classifica. Stefan Merriman subisce e incredibilmente non è primo della giornata. Il fango risveglia Paul Edmondson, che rifila quasi un minuto di distacco all'australiano, comunque in testa alla classifica di classe. Edmondson dice che è arrivata la pioggia attesa per tutta la settimana. Al quinto giorno finalmente si è divertito. Non cambia la situazione nella classe Enduro 3. David Knight vince la quinta giornata su 5, staccando Guillaume secondo di 58 secondi. Per gli altri la giornata è un autentico incubo. Thierry Klutz si scusa per aver sporcato il cameraman. Dice che per loro non deve essere stata una gran giornata, ma anche per i piloti la situazione era abbastanza complicata. C'è chi si preoccupa meno del risultato, come il 46enne statunitense Jeff Fredette. Jeff è alla sua 25esima 6 giorni. Jeff afferma che non sa che dire. 25 è un bel numero, decisamente. La prima volta che è venuto qui è stato dopo aver visto il mitico film On Any Sunday con Steve McQueen, nel quale la 6 giorni sembrava puro divertimento. Le mille storie di Jeff si possono leggere nelle sue braccia o nei suoi occhi. Come si possono leggere storie negli occhi dei piloti arrivati alla sera del quinto giorno, la sera prima della prova finale di cross? La celebre pista di Zverepek è in condizioni ideali. I 272 piloti rimasti si preparano per le batterie divise per classi e posizioni. I tempi saranno poi accorpati in classifiche separate per classe. Nella prima batteria Enduro 1 scattano come fulmini Silva e Larsson, seguiti da Michalik e Oblucki. Non sono i piazzamenti a contare quanto il distacco. I due italiani sono ben piazzati. Belometti quarto e Albergoni ottavo, mentre il loro avversario diretto, Mika Aula, è attardato dopo una pessima partenza.
Mentre Larson si invola, Silvan mantiene il secondo posto, seguito non troppo da lontano dai due italiani. Purtroppo per la Finlandia, Aula sta accumulando un grande ritardo. A fine manche, Mika confessa di essere partito malissimo, si è ritrovato pieno di fango e non riusciva a vedere. Il computo globale della batteria Enduro 1 vede l'Italia guadagnare 22 secondi e riportare il divario sopra il minuto. Larson domina la manche e Oblucki conclude garantendosi la sua seconda vittoria di classe alla 6 giorni. Nella manche della Enduro 2, la Finlandia schiera tre piloti, Aro, Pojamo e Mattila, contro gli italiani Botturi e Falgari. Al via, Aro prende subito il comando, con Edmondson e lo statunitense Caselli a inseguire. Aro si invola solitario, vuole cercare di annullare il distacco che lo divide da Merriman nella classe, circa due minuti che difficilmente l'australiano potrà accusare. Secondo e terzo sono Edmondson e Caselli, mentre il francese Albepar cade rovinosamente. Alex Botturi è decimo e Falgari è nella seconda batteria. La Finlandia sbaglia clamorosamente la tattica. Mattila e Pojamo sono attardati parecchio dietro a Botturi e ogni secondo che Samuli Aro guadagna al comando penalizza doppiamente la sua squadra che dopo il ritiro di Tarkala non ha più possibilità di scarto. Aro vince e recupera 27 secondi su Merriman. Tanti, ma neanche un quarto del distacco che aveva. Si sarebbe dovuto svegliare prima per sperare di vincere la classe. Distacca Mattila e Pojamo di 2 minuti complessivi e Botturi è a 47 secondi. I conti sono presto fatti. Invece di recuperare, la Finlandia ha perso ancora e ormai può solo sperare nelle disgrazie altrui. Dopo il rocambolesco finale della seconda batteria con Falgari stremato che spinge la sua moto fino al traguardo, è il turno della Enduro 3 che vede in gara Zanni e Paoli. Knight conferma la sua supremazia in questa classe, spadroneggiando anche in questa manche. In tutta l'annata l'inglese dell'isola di Man è stato praticamente imbattibile e anche alla 6 giorni nessuno ha mai fatto meglio di lui. Per un ex pilota del mondiale cross come Alex Zanni, mantenere un distacco minimo da Knight non è un grosso problema. Così l'attenzione della squadra azzurra si concentra su Alessio Paoli, che guida con grande intelligenza e attenzione, badando bene di non fare errori. Al traguardo inizia la festa. L'Italia vince il trofeo mondiale alla 6 giorni dominando completamente, grazie ai fantastici Simone Albergoni, Alessio Paoli, Giuliano Falgari e i tre Alessandro, Belometti, Botturi e Zanni. Io sono partito un po' peggio, ho avuto un problema perché mi entrava la terra dentro agli occhiali, quindi non vedevo bene, però alla fine ho visto che il distacco era normale, quindi ho cercato solo di non cadere e andava bene così. Dopo tanti giorni, eravamo stati in testa per 5 giorni, sarebbe stato brutto perderlo oggi. Oggi era una giornata speciale, si poteva vincere come perdere. Fortunatamente l'abbiamo vinta noi. Sono felicissimo, avevo già vinto un vaso con la nazionale italiana, adesso è arrivato anche il trofeo. Penso che ce lo siamo meritati ampiamente perché l'abbiamo dominata e quindi è una bella soddisfazione. La festa e il trionfo italiano continuano, grazie ai ragazzi del trofeo junior. I campioni uscenti della Finlandia si devono accontentare del terzo posto dietro ai francesi. Per l'Italia si tratta di gestire bene il notevole margine di vantaggio accumulato nelle precedenti 5 giornate, tutte vincenti. Andrea Beconi, Maurizio Micheluz, Paolo Bernardi e Manuel Pievani conquistano una magnifica, sudata e meritatissima vittoria.
Attimi di apprensione per la caduta di Beconi proprio all'arrivo. Ma tutto si risolve solo in un po' di paura. Poi la festa può iniziare. Il trionfo dell'Italia nella sei giorni di Povasca Bistrica è completo. Vittoria nel trofeo mondiale, nel trofeo junior e vittoria del Lumezzane tra i club. L'invidia fa perdere una buona occasione per dimostrarsi sportivi ai francesi, che unici tra tutte le squadre non applaudono platealmente gli italiani. Tra 12 mesi, in Nuova Zelanda, saranno i caschi rossi a dover difendere i titoli conquistati. Sarà una nuova, splendida avventura e, come sempre, Mondo Corse sarà presente per raccontarvela.